Non so onestamente cosa sta succedendo. Esco. Non volevo capire anche cosa sta succedendo. È tornato posto? Paragonante. Mamma mia. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Non so che devo riavviare lo stream. Vediamo tra un secondo adesso, non si ricorda nessuno. Ma non so se si ricorda adesso, fammi vedere. Allora, a lavorare non mi chiama, internet salta ogni 2x3. Una settimana così non potevo andare a prendere. Purtroppo non riesco a vedere se si vede la live o no, perché c'ho lo stream, c'ho il telefono cretino. Ogni volta, anche se internet funziona, e della serie no, non mi piace sto wifi, che ti sei collegato. Devo andare leggermente avanti, nel senso provo a camminare su e giù, dovrebbe essersi ripreso, però vai. Almeno io vedo che è ripreso. Non c'è qualcuno da combattere in questa stupida isola? Ma vedo comunque qua che ha 70. Sembra abbastanza a posto. Quanto manca qua? Da solo mi... Però mi attristire che quei poveri lì hanno dovuto... darmi dietro che ho lasciato lo stream. Wow. Lo faccio da solo. Facciamo anche questo. Non so. Il piccato Region Goro lo volevo anche prendere perché puoi usarlo come doppio schermo, quindi leggere la chat sarebbe perfetto. Poi se la cosa sovraccarica la memoria eccetera non lo fa. Però almeno posso leggermi la chat. E quello. Cioè mi metto quello che è necessario, come l'ho detto, quello che è necessario, ma c'è un po' di non so, qua dice che sta laggando. Io vorrei veramente capire perché cacchio sto coso è un pescato. Ok, sembra un poveraccio naso. Vediamo se funziona, almeno io mi guardo dall'altro telefono. Io guardo un telefono e guardo la chat. Non è che quel telefono lì è schifo. Non gli va più di guardare video, che cacchio c'è. Cioè, da un mese che non prende scatole così.
E poi ne serve uno per cercare le cose. Ma mamma mia, io mi compro il cacchio di... è potenziato e ha evitato il colpo sto cretino. Ma fa male. Mamma mia, io odio questo. Ma no, più che altro odio sto dominio, sono anche facili da buttare tipo lì. Non è che sia un problema così grave. Ok. Mamma mia, santissimo. Quando si... se, anche nel, c'è una cosa del genere nell'abisso. Ok, perfetto. Cioè, nel senso, vedo un po' laggare dello stream qua che sto guardando dal telefono, ma penso che la... va bene. Vede quello che stiamo facendo. Questa. Tutto bene, Neko. A me sta andando un po' male, perché nel senso è il terzo giorno che non mi chiamano più a lavorare, e non so cosa cavolo stanno facendo. Ah, si vede bene, ok, meno male. Io da questo mister qua vedo un po' laggato. Oh. Magari... però questo qua non c'è la protezione della batteria. Quindi... sto usando un Samsung mezzo distrutto per guardare la chat proprio per quello, perché il Samsung c'è una protezione della batteria. Praticamente poi anche non so se puoi doccarlo quello lì che c'ho in fissa. Sì, sono abbastanza stressato per quello, nel senso che mi hanno già detto di non prendermi dal panico che stavano cambiando un po' di cose i giorni. Però nessuno scrive, nessuno dice niente. Fa un po' schifo le cose. Allora, qua ne abbiamo 90 di queste cose. A Vecchino mi sembra che è sabato e domenica, giusto? Ma mi tiene compagnia, I guess. Mi tenete compagnia, boh. I guess è anche un po'... lo so, però boh. Non... ma allora perché più o meno lo so? Penso che devo cambiare sede di lavoro io, perché la sede vecchia mi hanno chiesto, adesso non sto a dirlo perché sono cose interne, ma mi hanno chiesto semplicemente di cambiare posto. Io gli ho detto va bene, basta. E, insomma, continuo a lavorare, allora mi hanno detto sì sì, non preoccuparti, eccetera, eccetera. Niente, nel senso che adesso sarei in un altro posto, solo che appunto boh, ancora un po' di movimento eccetera da fare, non so cosa dobbiamo fare. So che è una cosa che proprio dico la verità, cioè nel senso, qui c'è una piattaforma pubblica e posso sentire cani e torci. però dire la verità, essendo un essere umano, almeno dirmi guarda, come dicevo prima, guarda, per 3 giorni starei a casa perché stiamo cercando di fare questo, questo e quell'altro. Io dico ok, ho tra virgolette 3 giorni per, non so, vado a fare cose, non cose che non sono riuscito a fare fino adesso, però facendo così sono bunkerato in casa. A parte che sono bunkerato indipendentemente perché purtroppo c'ho l'allergia. L'altro giorno sono andato a... cioè ieri sono andato a fare una commissione abbastanza lunga, sono andato in giro, quelle robe lì bianche nell'aria, non so come descriverlo, e io sono allergico alle graminacee, mamma mia, sono arrivato a casa, era uno zoo.
Quindi mi sono detto mai più, cioè al massimo aspetto che se ne vanno, che cacchio ne so, piove perché non ce la faccio più. Quindi insomma, a parte quello, però vabbè, diciamo che non è una scusa lo stesso, nel senso che non so come dire, avrei dovuto fare una cosa importante, qualcuno mi chiedeva un appuntamento per una cosa importante, io dicevo no perché non lo so, cioè, diciamo per questo. Quella allergia sia sì, alla gramina, cioè, insomma pressoché quelle cose che vedi bianche volare nell'aria, che ce ne sono 30 milioni di miglia. Comunque vediamo se oggi mi chiamano a lavorare. Però sì, appunto, non so. Forse già qualcun altro che conosco avrebbe detto: oh, bella, me ne sto a casa, non faccio un cacchio. Ma io non riesco a proprio fare un cacchio, un cacchio. Questo me lo posso anche fare da solo, ma faccio un matchmaking. Vediamo adesso. Che fazzoletti rosa. È con gli unici che ho trovato. Va. È arrivato cose del 4.7. Visto che 5 è buono come PG. Tranne il mio che è C1. No, non so, nel senso che devi averlo almeno C6, ho sentito. Cioè, nel senso, guardi video anche della gente che si fa l'abisso e vedi che c'è la C1. Sto pensando. Sì, va bene. Ah, c'è il sistema. Ah, ok, allora non sono l'unico. Pensavo che ero l'unico al livello. Adesso non mi ricordo che livello 7, ma pensavo che era. Ah, tu sei livello 50, giusto? Pensavo che ero l'unico a livello alto che faceva le voci. Livello. Come si dice, con le cose basse. Costellazioni basse. Beh, io l'abisso non so, riesco a fare 33 stelle adesso. Un po'. Come cosa? Ma diciamo che io mi sono arreso, cioè nel senso anche perché se guardi sulla foto della Royolab c'è la gente che mi dice appunto che hanno livello 60, ma non riescono a. Ah, era 60. Ah, c'è 55, ok, sì. Sta, ci sta, che non mi ricordavo. E beh, ci sta. Non 55 è un bel livello perché 54 e 53 hai le cose basse, diciamo. Cioè, nel senso, non hai manufatti, non ho trovato di scatto. Quando arrivi poi a 55-56 c'hai le cose un po' più decenti. Ah sì, per Pyro Damage, per la Mister Fantastic qua, eh sì, anch'io lo stavo facendo per quel. Hanno quittato tutti, inizio. Che discorso. Sì, anch'io veramente l'ho cercato, stavo cercando. Ah, vabbè, no, vabbè, comunque no, la bizza te li dà, sti pezzi qua. Sti pezzi qua e la bizza te lo dà, quindi. Non fa niente, è tanto la stessa cosa. Allora, andiamo in cooperativa. Intanto siamo in due.
Siamo fuori. Sì, comunque 5 qui non potenziarlo, nel senso che devi almeno, penso almeno a C6 o C4 per farlo andare. Io purtroppo ho fatto lo sbaglio di potenziarlo perché speravo di far qualcosa. Alla fine non è andato questo. Penso che c'è la connessione bassa. O devo quittare. Vabbè, comunque sì, ho fatto quello sbaglio. Io pensavo che, cioè, dovevo potenziare. Almeno se facevo Sacrosa, che Sacrosa c'era C5. Ah, senza 5 C5. Serve in Freerom 5, cioè è buono. È modalmente buono in Freerom contro boss fight, eccetera. Ma se lo cerchi in Abyss è un po'. Ti fa il dovere, ma al minimo fa, cioè proprio il minimo minimo. Non riesci a fare 3 stelle qua. Non so se anche questo ha laggato il gioco. Mi vado aspetto di fare scala sto passo tanto se non riesco a farci un team. Beh, boh, ci sta. Perché io ce l'ho. Io l'abisso aspetto sempre di farlo. Quando c'è il personaggio a 90 lo sono un po' fissato anche per quello. Però ho visto gente che fa l'abisso con i personaggi a livello 80, perché alcuni personaggi a livello 90 sì, ha senso portarli, ma allo stesso momento non è che. Lecchino con Lyra sta bene così. Secondo team di fare Furina, Bennett, Vagabondo e Diona. Questo mi sa che c'è il gioco che anche lui è ricasciato. Provo a abbandonare il dominio, vediamo. Succede. Time to go. Ah, tu usi Arlecchino con Leila, era la cosa. Non so, c'è la connessione rotta, il problema è quello, mi sa. No, ma lui c'ha un attacco, quindi penso che abbia lui problemi con il gioco. Vedi che c'ha un attacco. Spero che non vi ho rotto il gioco a lui, quittando, però insomma non potevo stare qui tutto il tempo. Appare non so. Non so dov'è, chiaramente. Comunità giocatori che stanno giocando. Vedi che ha abbandonato il mondo. Niente che saltava un po' la connessione. Il fatto è che devo farne ancora uno, per rotto la disco. Non lo faccio da solo. Quindi non più da solo. Sì, vanno bene anche loro, sì. Ormai uso tutti in qua anche se non va bene. E dicevo, c'è cioè Leila, io uso Zhongli, però anche io avevo pensato di mettere Leila con lei, perché almeno Leila fa reazioni elementari. Io Leila ce l'ho C2, forse. Zhongli ce l'ho C1, anche per quello che lo uso, però. Perché ho avuto fortuna tanto tempo fa, mi ha dato doppio Zhongli in un'unica pull da 10. Mi ha dato doppio Zhongli, ero tipo, ok. Puoi immaginare i miei amici come erano federati da questa cosa. Ho dimenticato di usare la sua. Cioè prima di usare la sua abilità, puoi aspettare 5 secondi e poi cominciare a fare danni pesanti. Dimentico ogni volta. Domani si compra Blessing. Io devo comprare domani. Oggi più che altro. Oggi mi sa che devo comprare il come si chiama? Quello di Season e l'altro.
sai che devo comprare tutte e due oggi. Vabbè. Ah, oggi è stato il numero 0. Ah, sì. Vabbè. Ah, anch'io c'ho il numero 0 veramente oggi. No, a me mi ha dato giorni rimanenti 0. Sì, anch'io, vabbè. Domani non me lo dasse, era il giorno 0 oggi. A meno, giusto. Vabbè, non fa niente. Stavo dicendo, tu c'hai Diona C3, io ce l'ho C1 forse. Ah, ma comunque. Diona mi sarebbe piacerebbe metterla con Ayaka. Non ho la minima idea se fare veramente così o no. Ma è vero che nel 4.7 metteranno 200 di questi? Meno male, sperando che però 200 non vuol dire 24 ore di aspettare. Però ci starebbe averne 200 al giorno, sarebbe molto più comodo. Meno male. Almeno su Star Rail ce n'è 220, giusto? Poi mi ha spiegato un mio amico che su Star Rail c'è un deposito che tu puoi pescare, non sono le mezzelune, ma sono altre cose. Che questa roba si ricarica, cioè proprio un deposito tipo a 5600, non so, mi ha spiegato, non so quanto ci impiega al massimo arrivare, puoi pescare da sto deposito e poi prenderti tutto gratis, non so, mi ha spiegato poi. Allora andiamo a fare missioni in maniera. Allora, incarichi. Purtroppo non mi dà questo. Io volevo fare questo di fronte ai giornalieri, ma me ne ha date due o tre e poi boh, basta, finito. Ci vogliono fare. Sì, mi hanno spiegato una cosa del genere, tipo ci sono. L'ho preso, mi ha tirato un po' lag. E vabbè, lo so che devi caricare l'aria, ma sta calmo, perché? Non ci sta come ragionamento quello di Star Trek. Adesso c'è Watering Waves. Come gioco? Mi piacerebbe provare, che dicono che vuole agenci. Non so. Solidify. Pensavo che avevo le cose. Vabbè, easy there cowboy, il gioco sta precipitando. No, vabbè, ogni volta che caricano un'area rompere le scatole così. Allora, libricino, libricino, dove mi porti adesso? Un change in cose che mancano change. Eh sì, ma mi ispira quello. Per adesso metterò Genshin finché non finisce, anche perché voglio vedere come. Cioè, un mio amico mi ha detto no, vai, cambia gioco. Io non voglio cambiare perché voglio vedere se riusciamo a trovare nostra sorella, tra virgolette, in sto gioco. Sono curioso anche Dane che cacchio farà eccetera, ci sarà una parte 2, io voglio tenermi in sto gioco per quello. Ah, c'è una persona che bisogna, la contabile, però dove è andato? Che sfortuna, non sarò in grado di scrivere un'altra coppia, hai perso qualcosa? A essere ottimisti spero che l'abbia solo per qualcosa, è una buona cosa. Potrebbe essere se la cosa che si sta cercando il registro delle spese semestrali dell'ufficio. Guarda, kinda
Doveva essere consegnato al signorino, solo che improvvisamente ha scoperto che al registro mancano 5 pagine. Sono 5 mesi, 5 pagine. Che miseria, l'avete fatta pesante come cosa. Non oso neanche pensarci, se davvero mi fossi dimenticato di segnarle, la signorina mi costringerà a tirare fuori i registri di contabilità degli ultimi 10 anni. Ma così? Lo è come? Fortuna nera. Quando sono arrivata qua sono stata spaventata da un gruppo di gabbiani che mie mani hanno perso la presa. Potrei davvero aver perso i documenti. Cerchiamolo insieme. Sei disposto ad aiutare? Grandioso. Giusto in quel momento ho anche incontrato l'agente Burin, mi ha aiutato a scacciare i gabbiani. Chiedi a lei se ha visto il regista. Cosa skip? Ah no, vabbè, ma a me piace legge. Ah, c'è il tasto skip. Ah, in quel gioco lì. Ah, well, mizzica, ok. Mi potrebbe interessare. Tipo resi maggiore, prima rilanciata in faccia. Il tasto skip. Potrebbe essere interessante, però. Mademoiselle Isadora, tanto penso che più o meno io mi sono preso bene, continuerò a giocare a questi giochi qua, anche perché, come dicevo ieri, finché non lavori, eccetera, è comodo comprarsi un gioco che paghi 70 € per dire, e via. Io potevo fare 2 ore, però quando lavoro invece conviene spendere tot al mese, tot al mese, così non, insomma, non ti ciui tutti i soldi. Oppure lasci perdere di giocare, che sono un maniaco, non sto scherzando, però vabbè, in questi casi no, ci si gioca così. Ti piacciono i gacha? Ci sta. A me una cosa che mi piace di più di sto gioco non è il gacha, ma è la storia, è principalmente per quello che continuo a giocarci. Io gacha ne ho giocati pochi, diciamo. Forse questo è il primo gacha che ho giocato, non mi ricordo. Comunque, agente Muirino, una domanda per lei. Si ricorda la pila di documenti che ho portato in ufficio questa mattina? Certamente ricordo anche. Ah, me la ricordo sta ragazzotta. Abbiamo fatto la missione insieme. Anche che questa è attaccata da uno stormo di gabbiani. Pescatori violucenti, giusto? Esatto, appena quei fastidiosi uccellacci se ne sono andati e sono corsi in ufficio. Per caso si ricorda se ho lasciato qualche documento a terra? Non ricordo. Ero impegnato con altre faccende in quel momento. Non le servono con urgenza, possiamo trovare e costruire il suo percorso verso l'ufficio. Davvero si può? Non vorrei disturbare. Intanto solo dice che ha qualcosa, sicuramente più facile che lavorare al palazzo in memoria, poco ma sicuro. Ricordo di aver legato in pile, ricordo che aveva legato in pile documenti che stavo aspettando, dico beh. Esatto, dobbiamo essere precisissimi con i nostri rapporti. A buon occhio? Qualsiasi cosa deve essere registrata negli incarichi più grossi, come quella degli operai che fanno manutenzione alle mura esterne delle palie, e quelli più piccoli come il cambio di serratura di un cassetto. La grafica anima. Io il pass credo non comparo, io lo compro semplicemente perché è comodo per i talenti. Io prendo ogni mese per i talenti perché per comodità mia, perché sennò devo stare a farmarmi i talenti, cioè i così dei talenti in giro. Invece. Non i talenti, sì, i talenti, giusto? Almeno è una cosa in meno da fare. È una mia comodità e poi ti dà più soldi, ti dà resina, eccetera. Come si dice? Mi è comodo. Per farla bene non è possibile che un singolo foglio sia volato via per conto, anche se avessi i documenti che avrebbe persi pochi.
Non è passato molto tempo da quando è arrivato in ufficio. Partiamo subito. Ah, tu vuoi il break? Beh, ma comunque anche lì, cioè io all'inizio giocavo solo. Allora, onestamente ho cominciato free to play, poi dopo tipo 3 mesi mi sono detto, vabbè, questo sembra il gioco della vita, tra virgolette. E ho cominciato con Blessing e poi. E con un. Niente, sono andato un po' avanti. Poi ho notato, tra virgolette, questo fastidio che avevo con. Che ogni volta che livellavo un personaggio di livello 90 dovevo, oltre a fare manuparti eccetera, andare a farmarmi quei cosi lì, dicevo, cioè mi stavo per cadere le braccia. Allora mi sono detto, vabbè, c'è una soluzione, e poi appunto la soluzione c'era con quello e l'ho preso. Però non è da tanto che ce l'ho quel colore lì da 99 che lo prendo, però. Comunque ci risparmio lo stesso, cioè spendere 4,99 al mese rispetto a spendere 70 euro al mese. Sono documenti che mi servono, non lo potete vedere. Che stavi cercando i conti? Beh, ho bisogno di un sacco di caffè per assicurarmi che faccio bene i conti. Questo lo chiamo sfruttamento. Si tratta delle spese di tutti gli uffici della. Quella, sapete, uffa. Sapete contarle, dovrebbe essere il lavoro di 5 persone. Ma a parte me, tutti gli altri vengono spesso presi in prestito da altri uffici. Andati fuori per lavoro sono impegnati con altri visi. Sembra qualcuno. Sembra qualcuno. Oh, ok, non faccio commenti. Quindi quando arriva il momento di fare i conti rimango solo io, sono giorni che non dormo. Non so perché. Vabbè, sì, da tutte le varie conti, i miei occhi vedono solo un numero ormai. Non rimane bene che aver trovato quei conti. Me lo permette, signorina, compagnia Apple. Voilà. Uffa. Non riesco a pronunciarlo. Grazie mille, agente Muirin, il suo naso mi sta uccidendo. Davvero lei, viaggiatore, siete le uniche due persone di buon cuore che ho incontrato in questi 3 mesi. Tutti gli altri mi sgridano, mi sollecitano perché mi mette a lavoro. Attenzione! Devo smettere di lamentarmi, devo tornare indietro. Attenzione, attenzione. Ho visto qualcosa di interessante. Le host di Fontaine ho suonato a piano insieme al focolare. Vabbè, ci sta. Ma comunque anche allora io dico la verità, come dicevo prima. Questo sarà il primo, secondo, terzo, vabbè. Se contarlo gacha, ho giocato alcuni giochi che avevano queste. No, vabbè, sarà tipo il terzo gioco che gacha per me. Però come dicevo prima, la storia, eccetera, eccetera. Però anche, cioè, io per farmi apprezzare un gioco deve esserci anche buona musica. A me la musica mi piace un botto. Come. Da quanto ho capito piace anche a te, però. Sono giochi che la gente proprio non mi frega proprio un cacchio. Tipo per me. I giochi di Burnout sono. Non mi piace dire questa parola, ma diciamo godly. Sono leggendari, per me sono leggendari i giochi di Burnout perché hanno una soundtrack. Ogni volta che usciva un nuovo Burnout era fantastico. Ho sbagliato, come mai? You did. Non mi super.
comunque è fantastico. La host di tutti i burnout dal primo fino al Paradise. Io gli unici due che non ho giocato è Burnout 1, 2, se no ho giocato tutti i burnout. Comunque per dire, a me i giochi devono avere una soundtrack. Cioè, potrebbe essere un gioco con un... Che è successo? Potrebbe essere un gioco che per nicchia a me. Però se ha una soundtrack fantastica. Più o meno, non è mai stato me, Burnout, per la nicchia. Wow, così faccio? No, niente, è arrivato un messaggio, quello che la suoneria un po' diversa. Non sono ancora abituato a questa suoneria. La boss fight di Arlecchino l'ho già fatta per prendere i suoi talenti. È abbastanza complicata. Vabbè, come ogni boss fight, è abbastanza complicata all'inizio. È cooperativa fino adesso, beh, non fa niente. Non è comunque. Cioè, io l'ho fatta con Leila. Astra Con Abyssoft. Kokomi, Leila, Ayaka, Kokomi, Leila, Ayaka e poi qualcun altro. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Sì, ma quella boss fight in particolare, visto che è abbastanza complicata, tra virgolette, la faccio sempre o lunedì o martedì, così me la tolgo dalle scatole subito. Quindi ci sta. Quella di Narvar qual è? Quella lì di lui è? Non mi ricordo. Ah, oh, è quello della balena. No, mi ricordo. Abbi pazienza. Allora, qua cosa c'è da fare? È già mezzogiorno, ma non mi hanno ancora chiamato a mangiare. Penso che tra poco mi chiameranno a mangiare. Quindi... A sto punto... Cominciare missioni non ha senso. Torniamo a Sumero City. Sumero City. Dobbiamo andare nel Varanara, giusto? Il 98%. Perché ho paura che il 98% sia collegato alle ceste che sono sotto, che devi trovare tutti gli Aranar. Non so, provo andarci. Ah, quella lì è carina, solo che è un po' complicata. A me non piace tantissimo, dico la verità. Perché io non ho personaggi di Fontaine, quindi non c'ho gruppo. No, cioè, l'unico che ho è Lynette. Ma forse anche Chevreuse, adesso c'è cosa da Pneuma, ma non sono sicuro. Vabbè, comunque ogni volta sta cosa che non ho Pneuma mi ammazza un po'. No, ma penso che sia. Oh, non sono riuscito a prendere neanche uno. Però se ti indica che puoi aprirlo, lo puoi aprire. Andiamo a vedere. Probabilmente me lo fa aprire. Ma Arlecchino, non so se ti dà. Se c'ha pneuma, non so. Ho sentito che. Non ce l'ha, ma non sono sicuro. Non voglio dirti cretinate. Mi hanno detto che non ce l'ha. Qui, non lo so. Vabbè, cavolo, devo andare. Aspetta un attimo, che non ho voglia di buttarmi giù nel vuoto. No, tanto sarà lì. Oh, lì. Man.
Sì. Andiamo, allora buttiamo. Aspetta, guardiamo se c'è qualcosa qua. Eccomi. Questo. No, mi sembra che non c'è un cacchio. C'è qualcosa qua sotto. Andiamo. È ribadito da... Poi vabbè, non so se è uno spoiler, eccetera, eccetera. Sì, è originale di Fontaine, ma... virgolette, penso che non è proprio di Fontaine, è uno spoiler. Il gioco te lo fa capire, ma come dire, non te lo dice a voce. Quando Iter dice una Crimson Moon è un indizio, diciamo, però il gioco non te lo dice a voce. Non so perché non te lo dice a voce comunque. Ah, questo l'abbiamo già fatto. Non mi butto più, via. Immaginamente che... Sì, esatto.
Ok, scusa. Sì, come dire, un po' Arlecchino, un po' strano, però Arlecchino, nel senso donna, ogni tanto mi confondo anch'io, padre e quant'altro, no, ci sta, nel senso che mi piace. La storia. Mi piace la storia. Cioè, più che altro mi piacerà la cosa che non è poi così cattiva, cioè nel senso è cattiva per carità di Dio, però non è poi così. Non è poi così malvagia nella serie. Cioè, non è come dottore, diciamo. Anche una rana dorata. No, questo sembra combinato. Un E beh, ci sta. Ah, beh, sì, quello sì. L'unica cosa è che è una doppia giochista, lo fa apposta. Beh, diciamo che lo fa anche apposta, perché all'inizio, con tutta la storia, eccetera, che ti presentano, si intuisce che, per quanto gli piace essere un fatuo, ogni tanto si rompe le scatole delle sfere alte, deve cercare di fare delle scappatoie. A me piace questa idea, cioè non segue, ovviamente segue eccetera eccetera i piani alti, ma se c'è qualcosa che gli dà fastidio cerca di prendere la scappatoia. A me piace questa idea, è piuttosto epica come cosa. Cioè, non so, tipo, sì. Non è tipo, come dire, Tartaglia o Tartaglia o. No, vabbè. Come si chiama già? Quella lì che fai fuori a Inazuma. Non è tipo. Anche quella lì forse più o meno aveva le sue idee, eccetera. Ma. Non è quello il discorso. È tipo Tartaglia un po' più cagnolino, diciamo. Non c'è niente qua. No, non c'è. Dice che è in alto. Dove è in alto? Mai torno indietro. La signora. Gnao. L'ho fatta così tante volte per sta cacchio di Raiden che mi sono stufato, non ho più. Come volevo fare settimanale, però ci sta come nella storia. Però sì, anche. Anche Scaramouche è un po' cagnolino. Sì, più o meno l'idea sembra quella lì. No, quella lì. Per dargli era proprio cagnolino a mani. Però, vabbè. Invece Arlecchino, insomma, diciamo che c'ha il suo. Ha le sue ragioni e. Se non gli piace qualcosa, così, dai a corto. La cosa, appunto, a me piace un botto, come dicevo prima. Wait, what? C'è un secondo? O mi ha indicato quello di prima? No, secondo me mi ha indicato quello di prima. Ah no, ce n'è uno in superficie. Fanbang. Che dirmelo prima. Quindi ne abbiamo uno in superficie e uno. Da un po' che non vengo qua da quando avevo fatto le missioni di Yana. È abbastanza epico come posso, ma penso che non c'è niente. Vediamo. Adesso un secondo a guardare, poi torno indietro. Perché magari c'è qualcosa. Ah, vedi che c'è qualcosa? Ma è cresciuto o è sempre uguale?
Puoi cantare con lui, vediamo cosa succede. Niente di che, sembrerebbe solo una cosa per ricordarti che quella è un'ana. Sì, ma me lo ricordo. Beh, certo, è una bambola come la Raiden, quello sì. Mi sa che qua ho preso tutti i bauli. Adesso schiaccio un'altra volta, se mai torno indietro. Voglio vedere questo. Ho preso tutto, secondo me, qua. Torniamo indietro, andiamo qua. No, forse ho sbagliato. Ok. E come comunque, andando con voi di YouTube, con la verità, a me piace un sacco di come personaggio lei. Molto, nel senso che c'è un sì, insomma, sempre, come dire, tra virgolette, un assassino, una persona un po' fuori dal comune, diciamo. Però penso che lo fa per il bene dei suoi, tra virgolette, figli. Come idea è veramente spettacolare. Proverò a tornare in avanti, qua in alto, a vedere se troviamo questo. What could the children be up to? Never mind. Let them do as they please. Come idea, cioè, un personaggio fatto bene, perché molti altri personaggi della casata, cioè la casata dei fatti, dovevi affrontarteli e erano abbastanza delle scatole. Ah, è tornato. Ecco. Sì, mi piace il pomoletto, anche se non era il pomoletto. Ah, che cacchio, non cadere, mi sono preso un infarto. Lo stavo dicendo agli amici di YouTube, che tanto lo mettiamo anche su YouTube sto video, che alla fine è l'unico personaggio che, cioè l'unico fatto che forse considero virgolette decente, proprio al vecchino. Certo, Taia mi piace, per carità di Dio, ma Naida ci passa, tipo. Ma porca miseria, come ci arrivo lì in mezzo? Non posso neanche usare questo. Naida è presa bene. Dai, ma ci dovrebbe passare. E invece, a fan ban. Non mi dire che è bloccata perché devo usare una missione, eccetera. Io aspetto Columbina, sì, me l'avevi detto. Intanto io anch'io più o meno non penso che spenderò altre primo gemme, nel senso che Purina mi manca, lavorerei troppo, perché tanti mi dicono di prenderla con il team che ho, assolutamente. Però alla fin fine la base è che mi arrangio anche senza di lei, quindi non è un problema. Qua stiamo tornando indietro. Stiamo tornando dove eravamo prima. Come faccio a prendere quella cesta? Per me è un lancio. Ma io onestamente dico la verità, la boss fight con
taglia l'ho trovata molto complicata la prima volta, quello sì, ma vabbè, adesso è facilissimo, vabbè, non è che ci vuole un genio del mare a capirlo, però quando l'ho fatta la prima volta ho dovuto mangiare un po' di roba, come un po' la Raiden. La boss fight della Raiden, mi ero preparato un po' di piatti che aumentavano il critico, eccetera. Ai tempi avevo Ayak. L'avevo ammazzata con Ayak. Cioè ammazzata, vabbè, Vanquished. Tra virgolette. La prendo sta cavolo? Semmai che devo. Ormai non c'è su YouTube perché non è possibile. E comunque, non so, io avevo già lasciato perdere. Più che altro. Io Inazuma l'ho cominciata tardi, ero tipo a livello 70. Mi sono tenuto tantissimo a cercare di potenziarmi qua il mondo. Sono stato tantissimo qui a cercarmi di potenziarmi il livello mondo. Mi sono perso. Oh, aspetta. Ogni volta che. E ma che cacchio mi fai fare sta vabbè, ma non ti dico, ma ci sta con i miei amici, c'era l'applicazione quando giocavano a PlayStation che faceva il bip della censura, allora ogni volta che qualcuno diceva una parolaccia per scherzare, c'era sempre qualcuno con l'app in mezzo e partivano i bip bip, tutti a morire dal ridere. Una cosa epica. Ah, tu chi saresti? Non ti ho neanche visto. Aspetta. Guardate che ho bisogno di eletto, giusto? E ho bisogno di staff. Ma che ho bisogno di staff. Ciao. Posso? DJ? Stiamo parlando con un eco di boss fight. Parlano di Arlecchino, che forse è uno dei fatui più decenti nella storia. Poi. Più che altro è sempre un fatto. Però ci sta. Ora ce l'ho fatta. Nel frattempo stavo esplorando perché tanto tra poco devo andare a. La. Non mi dà la ricarica. Ti odio. Yeah. Vabbè, tanto. Mosso. Mosso. Finalmente, questa era la cesta che mi indicava. Oh. Eravamo all'arrembaggio qua a cercare bauli. Sì, comunque, come stavo dicendo. Come stavamo dicendo, si tartaglia la. Cioè, quando puoi salire di livello, eccetera, è uno scherzo. Boss fight di tartaglia, però quando ne fai. Cioè, lui è che sei tipo a livello 40, è un altro discorso. E non altro. Oh, per carità di. Dov'è l'altro? Però la classifica cattedrale di Fortune. A chi non scherza tartaglia, dottore sì. Scaramouche, non so, ma diciamo che mi piace il fatto che nella storia sembrava rompiscatole. Poi appunto quando lo incontri, tra virgolette, nel modo alternativo, sembra già un personaggio un po' più decente. Comunque c'era una porta lì, ma sono cieco. No, poi c'era l'illuminazione. Oh. Quindi questo è ancora più in basso. Aspetta.
è quello di prima. No, c'è un altro. Ah, ecco, quindi ce ne sono due o tre, quindi questo qua è. Non solo che hai appena chiuso, vabbè, ci sta, adesso lo chiudo anch'io perché ormai è mezzogiorno, quindi penso che tra poco andare a mangiare, poi più tardi continuo e poi vediamo se oggi mi chiamano a lavorare oppure non so da chi devo fare. Devo cercare poi su internet. Bel buco nel vuoto. Dice che la farò 76. Sto scherzando. Beh, ci sta. Ah, io comunque anch'io aspetto magari la 5.0 se tirano fuori l'arco del. Più che altro adesso voglio un personaggio come Ben, se riesco a. Nel 5.0 fanno un personaggio come Bennett, più o meno non è che deve essere proprio uguale. Cioè. Almeno riesco a farci qualcosa. È già pronto? E arrivo. Quindi ci sta. A parte che Scaramouche c'era un mio amico, praticamente questo mio amico è dal Day One che gioca e da quando è sboccato Scaramouche giocava ogni giorno. Solo adesso si è stufato di giocarci. Sei pronto per shoppare? No, beh, io nel senso che mi tengo le primogeniture dietro. Non sono proprio free to play, ma. Tipo un mio amico ha speso 110 euro per Arlecchino perché voleva la sua arma, io cose del genere non le farei mai, cioè a questo punto quando arriverà il momento che mi dirà boh voglio spendere 110 euro mi fermerò un attimo e dirò ok mi compro un altro gioco che forse è meglio. Sono, cioè, non sono proprio free to play, io mi prendo in ognostico e. Quello da 4,99, l'unica cosa che faccio è quello. No, insomma, se volevo shoppare, cambierei giù. Non so come fa. Un mio amico di un mio amico mi raccontava che adesso spendo. Questo qua ogni 3 mesi sbusta 110 euro per prendersi. Cioè, quando esce un personaggio che gli piace. Oppure barra ogni 3 mesi va 110 euro a favore, io non so com'è qua 120 arricchino io ne avevo tipo 180 e no io non mi ricordo se ne avevo 180 comunque ho risparmiato all'ultimo secondo mi ha dato l'arma C1 è stato fantastico infatti. Il mio amico che era invece da 3-4 mesi che risparmiava per lei non gli dava non gli ha dato un cacchio e ha dovuto spendere 110 euro. È stato un po' strano da vedere. Comunque. Hai trovato con PC la città. Ma il mio primo PC che ho prefarmato è stata lei. Perché poi lei alla fine sono stato un po' di mesi a cercare di costruirla, eccetera. Prima che avesse la rerun, adesso lei c'era il C4. Ho avuto un po' di fortuna. Però insomma, sono volati tipo non so quante pull. Perché ho risparmiato per un bel po' di mesi. Quindi lei è arrivata a C4. Quindi ci sta. La Raiden Show. Poi non ho ancora capito se è io la Shogun perché quando parla sembra che sia lei nella serentia c'è lei quando parla sembra lei però ogni tanto sembra la Shogun non metterò mai no, ormai non lo so
Volevo spendere in compagnia. Eh sì. Ah, la showman, ok. Non si capisce niente. L'ho messa nella sentiera, cioè, è tutta tranquilla che quando ti avvicini fa sfidami. E tu sei tipo, ma che cacchio? Sì, devi sfidarmi. No, c'è un pane. Vabbè, comunque adesso vanno a mangiare, perché sennò viene freddo, eccetera. Vediamo oggi pomeriggio se ci vediamo, no? Ah, quindi quando tu usi la Ultimate. Ah, ho capito, quando usi la Ultimate, eccetera, eccetera. Forse ho capito. Di trovare colorin così posso continuare a evitare di far male a Windyrain. Ah, beh, sì, no, beh. Io colorin mi piacerebbe un botto a barba. Più che colorin mi piacerebbe Sigewinne. Perché ho Kokomi, ma Kokomi mi sta facendo diventare. Cioè, uso solo Kokomi quando ho bisogno di un healer. Quindi, insomma, avessi qualcosa di un po' più decente. Cioè, qualcosa che potrebbe differenziare non sarebbe male, però. Non so come dire. Io credo che no, la skip, nel senso che penso che aspetterò o un nuovo Archon nel 5.0, qualcuno appunto come dicevo io, come Shiva o Bennett o qualcosa del genere. Vabbè, adesso vado. Ciao ragazzi, un po' seguimento. Aspetta un attimo. Ci vediamo dopo, CJ. Se vuoi mettere follow, mettilo pure. Ci vediamo dopo. Io nel frattempo. Grazie. Io nel frattempo chiudo. No? Grazie ancora, grazie mille. Ciao ciao ciao.